Sergio Cacciatori, docente dell'Università dell'Insubria. Siamo al terzo anno, alla terza edizione per questa scuola internazionale di matematica. Vuol raccontarci com'è nata? Sì, la scuola è nata da una proposta che io feci al comune di Domodossola, dopo tra l'altro aver tentato con altri comuni che hanno rifiutato, trovando più interessante le sagre, che, scusa, estive, mentre Domodossola ha reagito prontamente dicendo che loro erano molto interessati ad aprirsi culturalmente e quindi a rendere la città più nota anche per la sua apertura anche alla scienza. Ecco, cosa viene proposto in sintesi, insomma, in questi corsi? Allora, i corsi consistono prima di tutto in corsi di altissimo livello tenuti da docenti di fama mondiale su argomenti di fisica teorica o anche fisica applicata o matematica sia pura che applicata, ed è pensato per la formazione di giovani scienziati che possano raggiungere livelli d'avanguardia in breve tempo, essendo informati sulle teorie più moderne. Quello che propone quindi sono proprio dei corsi molto avanzati, cioè una scuola di formazione per gente che già è esperta. Vuole proporre anche un'interazione con la cittadinanza, organizzando una serata in compagnia di questi docenti che possano un pochino scambiare qualche informazione con la popolazione, far capire l'importanza di occuparsi di argomenti così tanto. Ecco, la risposta è stata buona anche quest'anno e da dove vengono principalmente questi studenti, questi corsisti? Questi vengono come sempre un pochino tutto il mondo. Quest'anno la risposta è stata buona, c'è un gruppo un po' più selezionato di studenti, vengono dalla Germania, soprattutto dall'Europa, alcuni anche dall'Italia e dagli Stati Uniti. Quelli che arrivano più da lontano sono quelli dagli Stati Uniti, immagino. Sì, beh, uno dei docenti, per esempio, però arriva da Seoul, quindi dalla Corea, però ci sono di solito richieste da ovunque. Quest'anno la gente è ancora un pochino più diffidente a viaggiare, soprattutto da paesi lontani hanno un po' di difficoltà, perché c'è ancora diffusione Ecco, del ci sono persone, Covid. mi sembra di aver notato, un po' di tutte le età, dai giovani a meno giovani. Sì, tutti gli interessati, ci sono ragazzi giovani, diciamo dottorandi, quindi ancora studenti di dottorato, ci sono giovani ricercatori, ma ci sono anche persone che hanno già fatto la loro ricerca, sono anche vicini alla pensione, però che hanno ancora un interesse vivo e acceso. E quindi è molto bello questo C'è perché. sempre un grande dibattito quando c'è la scelta tra scienze matematiche e scienze letterarie. Come stanno andando le scienze matematiche in questo momento? Le scienze matematiche vanno abbastanza bene, c'è sempre una certa difficoltà, diciamo, a livello universitario c'è una certa paura dei giovani che affrontare le scienze matematiche porti a una difficoltà poi per il futuro. Soprattutto perché molti di questi ragazzi vorrebbero fare una carriera universitaria e purtroppo la carriera universitaria è sempre più difficile, soprattutto in Italia, quindi sono costretti ad andare all'estero. Però c'è sempre un cuore, diciamo così, di persone abbastanza stabile, cioè mentre nelle altre attività, soprattutto quelle umanistiche, ma anche economia e medicina, c'è un alternarsi abbastanza importante di numero di iscritti, a volte crescono, a volte decrescono. Nelle scienze fisiche e matematiche sono sempre abbastanza pochi, ma costanti. Ecco, per concludere, sotto l'aspetto logistico, vi trovate bene qui a Domodossola? Benissimo, oggi ho ricevuto subito moltissimi complimenti dei nuovi docenti arrivati che non si aspettavano una città così bella, così accogliente, proprio la bellezza artistica degli edifici, le montagne, ma si sono trovati subito bene, ma non solo, anche i docenti degli anni passati la ricordano con piacere e ho incontrato alcuni scienziati che mi hanno scritto anche chiedendomi che non
non sono ancora venuti alla Domo School, spero poi di invitarli, ma che vorrebbero progettare delle vacanze in zona perché sono stati consigliati. Benissimo, e l'anno prossimo troverete Domodossola ancora più bella perché sarà aperto il cantiere, insomma sarà chiuso, anzi il cantiere che porta qui al collegio. Benissimo, non vedo l'ora di vedere i risultati, ma già un pochino si intuisce, però di avere una Domodossola ancora più accogliente.